consigli di lettura dell'educatore narratore. Gli anni 80, tutto quello che non vi ricordate, a cura di Cristian Cavaciucci e Massimo Cavonzi. Questo è un libro che mi sono proprio voluto regalare per Natale, un regalo che ho voluto farmi da solo. Avendo scritto Il diario del piccolo Mario, questo è un libro imprescindibile, anche perché se dovessi mai tornare a raccontare le storie di Mario Pantaterra, che ne so, un seguito nella seconda media, visto che è ambientato nell'82-83, o magari negli anni del liceo, questo potrebbe essere proprio un libro che potrebbe darmi una mano per ricordare, per arrivare a delle cose che sono successe appunto nei mitici anni 80. E devo dire che è un libro ben curato, ben scritto, ho iniziato a leggerlo. Ci sono tante cose che ci riportano a quegli anni. Pinocchio contro Gundam, ne sto leggendo qualcuno, Il nuovo sabato sera, fantastico. Ci sono capitoli che trattano tutto quello che accadeva in quell'anno, il computer negli anni 80, i paninari in quegli anni, scusate, non in quell'anno, la TV negli anni 80, i giocattoli degli anni 80. Insomma, è un libro fantastico. Loro poi sono favolosi. Hanno un sito che è www.gli80.com, davvero interessante, eccezionale. Vi invito di andare a vederlo se amate ricordare quegli anni o se siete comunque degli estimatori degli anni 80. E poi hanno le varie pagine Facebook, TikTok, Instagram, e vi invito a seguirle, sono molto bravi. Lo leggerò, vi dirò di più quando avrò finito di leggerlo, ma è veramente un libro a cui tenevo di presentarvi, quindi colgo anche l'occasione, ma poi farò un altro TikTok per augurarvi delle buone feste e per mandarvi un abbraccio.